Allora, siamo a Roma sull'autobus, sono seduti di fronte, uno di fronte all'altro, un cardinale da un lato e un alcolizzato dall'altro, un uomo completamente ubriaco proprio. E, allora, uno seduto tutto composto, l'altro seduto tutto stravaccato sull'autobus, tutto storto proprio come si dice. A un certo punto apre un giornale e comincia a leggere. Nel frattempo il cardinale lo guarda proprio schifato, proprio con aria proprio di condanna di tanta dissolutezza. Allora, a un certo punto l'alcolizzato alza la testa dal giornale finalmente e chiede: scusi, ma lei è un uomo istruito, che è un prete, no? Che ha studiato, no? Ha studiato. Ma non è che lei per caso sa cos'è l'artrite? Cioè, come si prende l'artrite? Ma l'artrite è una malattia. Come si prende? Si prende con la vita dissoluta che la gente conduce, che si ubriaca, che si droga, che fa le ore piccole, che preda del vizio. Uff, oh, ma perché me l'ha chiesto? No, perché stavo leggendo sul giornale che il Papa ha l'artrite.